Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti a Gigirina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Cavolo, spero che la batteria della macchinetta resista, è già a metà accidenti. Mi sono scordata di metterla a caricare. Vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, come al solito, con il nostro immenso entusiasmo, ragazzi, di tornare su questo gioco, anche anzi col mio immenso entusiasmo. Oggi non so parlare, con mio immenso entusiasmo sicuramente, per cui non perdiamo più tempo. Dopo aver vissuto un incubo infantile la volta scorsa, mi chiedo insomma che cosa ci aspetterà quest'oggi. Qui la scritta dice andata, per cui vabbè, andata che cosa? Sì, avevamo visto, ragazzi, che questa volta mi potete dare il tempo di arrivare? Perlomeno, perché l'altra volta vorrei te, per una volta non ci aspetta un lungo corridoio oltre quella porta. Ovviamente i cani adesso si devono mettere a abbaiare, però no. Oh no 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 no. Oh no no no. Oh, niente scherzi, ragazzi, perché ci sono appena arrivata, ok? Cioè, mi dovete da un attimo. Ovviamente adesso tutto è cambiato, tutto sta cambiando. Come sempre, accidenti. E io mi dovrei fidare. Davvero. Che è sto rumore? Cioè, no. Allora, no, niente scherzetti con le luci. Niente scherzetti con le luci, per favore. Ah, pure. Pure i carion, non ci manca niente. Che altra merda ci volete mettere? No, perché qua sta continuando a cambiare tutto, ragazzi, a una velocità esorbitante. Continuo ad essere assolutamente stupita da questa cosa. Allora, questa cassa è chiusa. Suppongo che al suo interno ci sarà qualche segreto importante. Però mi chiedo se queste porte portino tutte dalla stessa parte. Il problema è che sono chiuse, per cui cioè che diavolo volete che faccia, o volete che continui a cambiare tutto? No, sul serio dico. Eh sì, qua sta continuando a cambiare tutto, ragazzi. Ah, non so quanto potrò resistere, perché sto gioco va di male in peggio. Niente scherzi con le luci! Oddio no, raga. Io veramente non ce la posso far così, Chi è? È tipo un bambino su un cavalletto a dondolo? Questo gioco si va di male in peggio, ragazzi. Di male in peggio, va bene? V'avevo detto! E vabbè, l'ombra dove sta però? Ecco. No! No, 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 no. Ok, delirante, dissennato, vabbè, quello che è. Facile da dimenticare, ubriaco, certo, per cui diamoci. Lenti, piano. Oggi ci dovete andare piano. Va bene? Fate marcia indietro. Accidenti a voi, accidenti a voi, maledizione, mi fate esplodere gli orologi, l'avevo comprato la settimana scorsa, cazzarola, girando in tondo, falla giusta questa volta, penso si possa tradurre così, una roba del genere, avete finito? Time, not yet, non ancora, ricorda ogni sbaglio, vabbè, se qua mi mettessi i sottotitoli sarebbe molto più semplice. Questo gioco, continuerò a ripeterlo ogni volta, si va di male in peggio. Il problema, qual è, ragazzi? È che la batteria della macchinetta ovviamente ha deciso di cominciare a scaricarsi giusto adesso. Per cui, se ragazzi presto dovesse sparire la mia facecam, non abbiate paura, mi dispiace che questo gameplay dovrà svolgersi probabilmente in parte senza la mia facecam, però mi è totalmente passato di mente questa volta di metterla a caricare, per cui per questa volta almeno mi perdonerete, ragazzi, Che dite? Mi perdonate per questa volta qua? Vabbè.
Ma se passa qua, posso passare? Ah, posso passare, basta spostarla, giustamente no, perché certe volte in questi videogiochi i personaggi sembrano non essere dotati di capacità di spostare mobili. Deciditi, make up your mind, come sempre. Qua posso entrare, qua però non posso entrare. Va bene. Ok, andrò di qua allora. Eeeh! No. Accidenti, io ho sempre detto che queste cose non le sopporto, cazzarola, non le sopporto, accidenti, accidenti, quanto ve odio, vabbè, diciamo che ci facciamo coraggio. C'è tua madre! E dire che me lo devo aspettare! Oddio, oddio raga! Oddio, ok. Piano, sto andando in iperventilazione. Fermi un attimo che mi sta a girare la testa. Ok, raga, no, sul serio, fermi un attimo. Gesù. Io prima o poi, con uno di sti giochi, ragazzi, mi sentirò male, eh. Che palle sti topi! Alexio mi ha detto di chiamarli Franco, se non erro. Chiamiamoli Franco! I ratti, tanto. Perso per perso, no? E poi è carino, no, dare un nome particolare a questi animali. Ok, ma c'è qualcos'altro qua che posso fare? No, sul serio, ragazzi, mi dovete dire che altro posso fare? Dopo aver preso questo spavento tipo da antologia, sul serio, mi dovete dire che altro ci manca perché c'è. Cioè, ecco, mo si è chiusa. Peggio è così. No, non la vedo difficile perché sto gioco è sempre pieno di sorprese. Quello che ho già detto altre volte, non c'è mai fine al peggio. Cioè, che volete che faccia? No, sul serio, c'è qualcosa qua in mezzo? Ah, perfetto, ho preso una chiave in mezzo ai rifiuti. Era la chiave per questa porta, Franco, la concia di tua madre! Ah, ma aspetta pure stavolta, che c'è? Vuoi che ti schiacci? Vuoi che ti... Non lo so, la devi piantare però. Ah no, 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 così non si fa. Questo si fa, lo sapevo. Affanco, e perché se lo sapevo mi spavento? Vorrei sapere, Franco, mi hai rotto due quarti di palle, te lo dico già così. Ok. Seguiamo Franco. Franco il topo. Perché magari ci indica la via. Ok, posso aprire il chiavistello, perfetto. Ragazzi, vabbè, stavolta non mi hai colta impreparata, eh. Incredibile, ma vero? Però continuo ad aspettarmi, ecco, qualsiasi cosa. Sì, vabbè, tu vai su, vai sotto, vai sopra, fa quello che cavolo ti pare. Oh, che abbiamo qui? Qualcosa? Sì, e vabbè. Ragazzi, non è più divertente tutto questo, ve lo dico, eh. Cat, dog, rat. Numeri, di che stiamo a parlare? No, sul serio. Allora, può bastare così, direi, no? Ah, mo c'è pure la combinazione qua. Ah, i numeri. Cat, dog, rat, e c'erano dei numeri. Attenzione, forse corrispondono ai colori? Quindi dovrebbe essere tipo 2, 7, 9. 9? No. 2, 4, 9. 4, 9? Ma anche questa è, ma che cazzo? Cioè, no, aspettate, veramente ci dovrei arrivare attraverso i fili? No, mi auguro sinceramente di no, perché ogni numero qua è collegato a una cosa. Vabbè, ci proviamo, proviamo. Allora, 4 dovrebbe essere collegato a gatto. 4, 5, 4, 5, 6. 5, 6, manco qui! One eternity later.
Aspettate però, io ho combinato i numeri, ragazzi, fra le tre parole. Magari è una delle tre parole, capite? Perché ogni parola ha appunto tre numeri. A sto punto sarà ratto, no? Perché Franco ci ha guidati fino a qua, per cui vedete quanto posso essere imbecille. 6, 8, 7. Cioè io sono stata a complicarmi la vita fino a mo. 6, 8, 7. Vediamo. Perché mi devo rendere cose più complicate? Infatti, ecco qua. A posto. Ma come? Ma... Ah, ok, c'è il chiavistello. Giustamente quanto posso essere imbecille. E là, Franco? Sei lì? Perché sta andando tutto a fuoco? Wow! E sì, festa e fiera! Ah, perfetto. Ah, certo, sicuro, vai verso la luce. Franco, guidami tu. Oh, Gesù. Ok, la luce. Sì. Può essere davvero la luce del paradiso. Magari stiamo morendo. Forse sarebbe pure ora. Oddio. Tu tra tutti dovresti saperlo, non è la mancanza di forza di volontà che mi ostacola. Amen. Che razza di preghiera è? È cambiata la camera, attenzione. Ok, la dovete smettere però. La dovete smettere. Anzi, sei te che la devi smettere di farti qua di qualsiasi tipo di droga tu ti faccia. Perché non si affronta. Non si affronta, ragazzi. Che cosa significa? Sta lettera che abbiamo appena letto, ha ammazzato suo figlio, ha ammazzato il bambino. Che cosa ha fatto questo maledetto mostro? Che cosa ha fatto? Ha fatto di tutto, sembra aver fatto di tutto sto stronzo, ragazzi. Davvero. Ok, stavo controllando un attimo lo stato della registrazione. Non mi fate via a colpi? Pure un attimo de pausa che me volevo prendere. Ma che davvero? Ma che state... A che gioco state giocando? No, sul serio dico. Cioè, per quanto ancora mi volete portare in giro con sta storia, perché così tanto avanti non si può andare, eh. Io ve lo dico. Salve buon uomo, lei l'altra volta mi ha giocato un brutto scherzo, per cui io... Ecco. Ultime parole, che sta succedendo? Che sta succedendo? Perché si sta riducendo sempre di più? Perché si sta riducendo sempre di più? Signore, dove vuole andare? Dove sta andando? Gesù Bibbio! Oh, oddio, oddio, oddio! Oh, no, no, no! Oh, Jesus Christ! Oh my God! Oddio, vi prego! Ci siamo? Ci siamo ripresi? Un attimo, eh? Questo non è più tollerabile. Io continuerò a ripeterlo fino allo sfinimento, ma è insopportabile. Ehi, scusa se non ti scrivo da un po', sono sommerso dal lavoro, devo dirti la tua ultima lettera. Era inquietante. Quindi, chi è che voleva bruciare i suoi vecchi dipinti? Sarà stata la moglie che ce l'avrà avuta a morte per qualche strano motivo. La signora in nero, interessante. Ciao Franco e Franco. Ci si rivede se tu pista. Ah, concia de tu, madre! Ok, io vado di qua. Mo basta. Mo basta, mo non le palle piene, eh? Non mi interessa se fate colare pece qualsiasi merda sera a soffitto, d'accordo? Ne ho le palle piene, Dio, che
Che cosa c'è manca qua? Che sento un rumore, lo sento. Ok, è Hey there, questo. Ah, ecco. princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever Certo. daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, Sicuro. don't touch that! Oh God. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Che stronzo. Stronzo fino alla fine, vero? Che ti rifugiavi nella tua stupida bottiglia d'alcol? Figlio di questa grandissima. Eh? Vabbè. Ok, ragazzi, ne ho abbastanza! Uscita tipo l'anima dalla gola. Oggi no. Oggi no. Oggi non ce la posso fare. Ma finché i cani mi stanno sentendo urlare e abbaiano pure per questo motivo, non lo so. Allora, qua c'è un meccanismo. Che dice? Un piccolo dolore che dura a lungo. Chi è che si lamenta qua? Avete finito? No, dico sul serio perché è abbastanza fastidiosa la coda. Allora, c'è qualcosa che posso usare? Allora, forse può. Ah, ok. Madre mia. Ma che mi è stata a papà? Mi scusi, buon uomo, mi scusi, ma se non faccio questo, quando si passa? Per cui io devo andare. Mi dispiace, devo andare. Io mi sa che tra l'altro ho la finestra aperta di là, ragazzi, se la gente mi sta sentendo urlare. Franco, ancora tu. Mi hai rotto due quarti dei palle adesso. Direi che può bastare così per oggi. Quanto ancora mi volete torturare? Quanto ancora dura questo incubo? Gesù! Non ce la faccio più oggi. Vabbè, sì. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Basta, basta, vi prego. Ok, e si apre di qua, figli di una grandissima sozza. E vabbè, ah, l'ascensore, a posto, guarda. Il posto giusto per rifugiarsi, questo è poco ma sicuro, direi. Vabbè, ripado a destra, va. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Oggi non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Salve, salve, chiunque ci sia. Mi posso odiare. Ma quanto vi posso odiare? Per la miseria. No, no, no. No, 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 vi prego, no, no, oddio, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio, non ce la faccio, guarda, non ce la faccio, vi prego, oddio, lì, oddio, lì, l'ho vista, oddio, no, 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 io le odio queste cose, ragazzi, non ce la posso fare, 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 vi prego, basta, basta, vi prego, oh, non esatto. Non ce la faccio, raga. No. No, veramente non ce la faccio. Vabbè. Ma siete dei figli di una grandissima zo. Mo me stavo proprio uscire, eh. Vabbè, sì. Che altro volete che faccia? Che altro volete che faccia? Basta, vi prego. Oddio, no, raga. Vabbè. Sono rotta le palle. Ve lo giuro, sì, vabbè, ma che cavolo, mi è stata a fafa oggi, non ne posso più, non ce la faccio, non ce la faccio,
Ok. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Dovrebbe essere una ninna nanna confortevole questa? Davvero? Una di quelle che canti ai tuoi figli e li fai dormire sonni tranquilli? Davvero dovrebbe essere? Mo mi sono rotta le palle. Ok, lo sento forte quel coso. Ah. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Okay. Con chi stava parlando? Con se stessa? Con lo specchio? Con chi caspita parlava? Eh sì, vabbè. Oh, Dio, Gesù! Mo' m'hai quasi rotto, eh? Stai lì con te stessa, va! Mi sono scocciata. Già non ce la faccio, ragazzi. Non posso resistere ancora a lungo. Non so ancora questo telefono. Ma dove sta il telefono? Chi è? Chi è? Dov'è il telefono? No? Che cazzo? Oh! Che c'è? Un passaggio segreto? Cioè bisogna fare in tempo tipo a tirarli tutti, una roba del genere? Non lo so, perché c'era tipo... Ah, si è aperto, ecco. Semplicissimo. Talk to me. Why won't you talk to me? Perché è uno stronzo. Pronto? Pronto? Devo chiamare pure un numero? E dove lo trovo sto numero? Effettivamente, fatemi capire, fatemi vedere se c'è qualcosa dentro a sti cassetti. Merda nera! Vabbè. Quei dipinti sfuggono le semplici parole, bla bla bla, viso di bambino, uno di questi dipinti, questa anomalia artistica attira decine di migliaia di fan, bla bla, no, un pittore non è tutto a posto, rinchiuso in uno scantinato buio a dipingere senza posa per una settimana. Ma va, che non stesse tanto a posto, questo lo avevamo effettivamente già capito, eh? Non è che non ci voleva un genio per capirlo, giusto? Alcol, ovviamente bottiglie di alcol sempre a portata di mano, ma un numero ce l'abbiamo? Effettivamente, ah, 363, ecco, ce lo dice viso di bambino, come cavolo si chiama, bambino barbuto, chiamatelo come volete. 3, allora, 3, 6, ok, 3, è giusto? Brondo, c'è un altro telefono? Dove stai squillando? Di qua? Davvero? Posso aprire? E là? E qua dietro? C'è qualche altro libro? Viene da qua, ragazzi, lo sento. Ok, sta continuando a squillare, ragazzi, ma non posso fare assolutamente niente. Non mi fa interagire con niente, ragazzi. One eternity later. Oh! Ehi! Hey! Vabbè, sì! E ditemelo che devo guardare in alto, no? Cazzarola, che gli devo fare sto coso? Bene, sì, la normalità in tutto questo, sicuramente. Ah, c'è una porta qua adesso. Perfetto, certo, il solito corridoio che porta verso l'inferno, tipo, solitamente, sì. Ok, ragazzi, ok, sono spuntata di sopra. Adesso dove sta sto cazzo di telefono? Dov'è? Prima che cado di sotto, fatemi rispondere per favore, viene da qua. Ah, eccolo qua. Finalmente. Che cosa? Che cosa avrei promesso, zia? Tanto qua sta cadendo tutto a pezzi, cioè la mia psiche sta collassando, ragazzi, tipo totalmente. Cioè, su questo ci sono pochi dubbi. Ah, qua si è chiuso tutto. Cioè, questo è poco ma sicuro. Però adesso che cosa volete che faccia? Che mi butti di sotto? Che mi suicidi? Forse sarebbe il caso? Che dite? Ci proviamo. Oh! Infatti, altra via non c'è stata. Oh, Gesù. Il fatto è che non muore. Non muore. Vuole continuare a soffrire. Vuole continuare a farsi del male. Andiamo di sopra. D'accordo. Senza troppi indugi. Procederò, anche perché la mia macchinetta qua sta continuando a scaricarsi. E
Ok. E se io tirassi di nuovo questa cosa, che cosa ci sarà mai adesso qua dietro? Un'altra porta di nuovo. Ma che è un loop infinito, raga? Ma che veramente mi state a chiedere? Ratto di nuovo, stiamo rivivendo la stessa identica cosa di prima, solo che adesso non c'è il telefono. Va bene, il tetto stavolta è normale. D'accordo. Vorrà dire che tornerò di qua, aspettando che succeda qualcosa. Magari no. Magari no. Ah, ok, stavolta è diverso. Perfetto, almeno qualcosa è cambiato. No. Di nuovo. Sto cazzo di telefono. Ah, sono riuscita qua. Perfetto, e se io mi suicidassi di nuovo? Di nuovo. Ah, Gesù. Perché volete che risponda di nuovo al telefono? Questo volete? Davvero? Ma qua il telefono non ci sta. Ah, ci sta, ci sta. Ancora? Un'altra volta. Ah, si è aperta una porta lì. Oh, sta cadendo, sta cadendo. Oddio, Madonna, com'è caduto. Che cosa volete che faccia, effettivamente? Non mi dica che sono entrata in un loop infinito di nuovo, perché c'è. Che due palle, ragazzi, davvero. Sì, sono entrata in un loop infinito. Che due palle, che cosa vi aspettate che faccia? Io non so se fanno vivere questa cosa del loop infinito, tipo per tranquillizzare un po' il giocatore e fargli prendere un infarto dopo. Sta cosa in altri modi non la spiego, capite? Perché adesso risponderò di nuovo al telefono e la tipa di nuovo mi dirà: l'hai promesso, bla bla bla. E se io richiamassi il 363? Ok, 363. Che succede? Vabbè, raga, allora, io non so la prossima volta da che punto mi farà riprendere a questo punto, perché il salvataggio io non l'ho notato quello che è, insomma. Fatto sta che la batteria ha appena finito di funzionare, per cui ci interrompiamo qui, ragazzi, e direi che riprenderemo la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!